Amici, buongiorno e bentrovati nel mio piccolo laboratorio, come dico sempre. Vediamo insieme un attimo qual è il progetto che in teoria ho già nominato nei video precedenti e anche nei post dei gruppi che partirà oggi. O che cercheremo di far partire, perché la cosa mica è proprio... sto giro mica è proprio facile. Comunque è già navigata la cosa, nel senso che è già stato fatto, è già stato iniziato un progetto e portato a termine un progetto del genere, questo è bensì un po' più complesso. Allora, il sunto della cosa qual è? Lo vedete già praticamente a monitor, ma noi dobbiamo costruire la casetta, cioè il punto dove poter lavorare e poi riporre, cioè il suo garage, all'incisore, al nuovo incisore laser della Falcon. E la posizione più idonea in questo laboratorio, adesso lì ci sono cose depositate, ma sono cose passeggere, è quel volume di spazio che esiste sotto esattamente agli enclosure delle stampanti. Perché parlavo di cosa già navigata? Perché, Alexa, accendi luci stampanti. Perché, se voi osservate, la costruzione è la medesima, identica. Abbiamo la cubatura che però è leggermente più grande dell'enclosure inferiore della stampante grande. Qui abbiamo un cubo da 65x65, noi andremo a creare un carrello da 70x70 per più o meno 50 cm di altezza. Solo che in questo contesto siamo agganciati alle strutture modulari. Nel contesto invece della nuova opera andremo a carrellarla. Quindi voglio dire, perché poi io quando andrò ad utilizzare l'incisore laser in questo contesto dovrò avvicinarmi al portone. Quindi vi spiego un attimo appunto perché poi così riuscite a capire meglio. Lasciata stare l'estetica del portone, polistiroli attaccati, qui diciamo che devo ancora metterci mano per quanto riguarda un po' il discorso estetico. Il laser verrà estrapolato da quel punto lì, verrà spostato in questa posizione qua in modo tale che io possa avere l'aggancio del cavo al computer e verrà effettuato un foro in quel vetro retinato blindato lì che c'è, un foro da 10 centimetri con un tubo che andrà ad espellere quel che sono i fumi. Questo è il concetto del perché sarà carrellato. Allora, in sostanza, avete visto il discorso di costruzione degli enclosure, delle stampanti. Quindi non avremo altro che la stessa struttura identica con la differenza che qui sarà un ibrido. Cosa significa ibrido? Significa che questa è la parte posteriore, sarà un coperchio apribile la parte superiore, dove avremo anche l'ausilio di vetri per vedere mentre il laser lavora, perché ovvio che una volta fatte tutte le impostazioni macchina e la facciamo partire, dobbiamo chiudere, perché poi i fumi possano uscire dal foro che vedete posteriore, nella parte inferiore. Quindi sarà un ibrido perché? Perché la parte inferiore sarà un cassetto. Questa parte qua sarà un cassetto che si apre per contenere i filamenti delle stampanti, mentre qui all'interno questo andrà aperto a vasistas verso l'alto, gestito da un paio di braccetti a gas. Il discorso delle cerniere e della tubazione e anche dei triangoli negli angoli di congiunzione del cubo praticamente me li avete già visti fare. Per chi nuovo, praticamente eccoli qua. Questi sono già stati preparati, stampati in 3D, quindi qui abbiamo le tre cerniere, qui abbiamo gli otto angolini di compensazione, c'è ancora un po' di barbetta su, sì, ma poca roba, e praticamente questo non è altro che il raccordo che io sono andato a costruire, che vedete nella fotografia in fondo lì. Adesso poi lo vedremo insieme il discorso, c'è una modifica in base a quel tipo di raccordo lì che io ho costruito, cioè la parte interna è la stessa, però poi andremo a vedere il perché
lì è profondo 6 centimetri e mezzo, qui è profondo 2 centimetri. C'è stata una modifica in corso d'opera che mi sono accorto, e lo vedremo però in fase di assemblaggio poi, quando l'opera sarà praticamente quasi terminata. Allora, a sto punto io direi, abbiamo avuto appunto, ho fatto una piccola infarinatura, perché c'è sempre, ci deve sempre essere una logica su quel che costruisco, e quindi mi piace spiegarlo anche prima di partire. Facciamo sparire il laser fuori dalla polvere, perché finché non c'è il suo enclosure di contenimento, adesso è solo un intrigo, è solo un qualcosa che deve sparire dal laboratorio, e cominciamo ad attrezzarci per tagliare legno. Quindi lasciamo da una parte la parte tecnologica che abbiamo visto, cominciamo a spaccare multistrato da 15 mm, dritto rovescio, taglio 22 gradi e mezzo, e andiamo a costruire. Questi sono dei pezzi che io praticamente ho avanzato da quel che era gli enclosure delle stampanti. Andremo a costruire una struttura del genere, eccola qua. Quindi noi abbiamo calcolato che siamo sui 5 cm di spalletta esterna, taglio 22 gradi e mezzo, deve uscire l'angolare così. Quindi andremo a costruire perimetro inferiore, perimetro superiore e le colonne. La cosa che io ho intenzione di fare per semplificarmi la vita è questa. Era una cosa che mi stavo dimenticando, torniamo un attimo all'high tech. La cosa che, allora, in questo contesto io devo costruire la parte inferiore, che è quella che ha il cassetto. La parte superiore invece è fatta diversa, perché è intera e si apre verso in su, in rialza. Allora, ci sono una miriade di cose da tenere in considerazione per costruire quest'opera. Però, per partire con più facilità, io ho ben pensato di costruire l'opera intera. Quindi stiamo parlando di i quattro perimetri del coperchio, i quattro perimetri del fondo, le quattro colonne, ok? Poi, nella parte dove andrà chiusa, quindi sarà la parte posteriore, che adesso non sarà così, ma sarà sempre costruita a telaio, e poi qui andremo a chiudere con un pannellino, e qui andremo a chiudere con un... Perché faccio così? Perché se io qui dovessi utilizzare un pannello pieno, il fondo un pannello pieno, qui lo specchio chiuso, aperto, cioè c'è una miriade... Scusate che stavo cercando di fare touchscreen con il monitor, che non funziona così. Se io dovessi tenere in considerazione tutto quanto quello che c'è che crea questo ibrido, andrei ai matti. E andremmo alle calende greche come tempistiche. Allora, ripeto, costruzione dello scheletro tutta quanta intera. Una volta assemblato, una volta incollato, andremo praticamente a spaccarlo esattamente alla metà con un taglio di sega, quindi pezzo in verticale lo faremo girare sulla sega circolare e andremo a dividere le due cose. Poi andremo a lavorare con le modifiche e adattamenti per quanto riguarda la funzionalità del cassetto, e poi andremo a lavorare su quel che è, diciamo, la fattibilità per montaggio vetri, cerniere e quant'altro della parte superiore. A me sta cosa è venuta così. Poi, come dico sempre, cosa ne verrà fuori non lo so, però io direi che intanto partiamo. Sezionata la prima parte, praticamente non ho fatto altro che
come dire, fare la somma dei tre e siamo sui 15 centimetri. Qualcosa ora si guadagnerà perché il taglio, per esempio, con la doppia inclinazione verrà al banco sega taglio dritto, taglio rovescio, taglio dritto, taglio rovescio, quindi si va a guadagnare, a coincastrare praticamente il recupero del 22 gradi e mezzo su ogni taglio. Una volta che si ha il pannello più agevole, allora cominciamo a lavorare su questo banco. La soluzione per, come dire, avere recupero di materiale in questo caso è fare una fascia perimetrale e una fascia colonna in linea. Quindi poi noi, una volta sezionati tutti i pezzi da 5 cm con taglio 22 gradi e mezzo inclina sotto squadra, inclinato, andremo ad incollare tutte le fasce che poi andranno intestate alla misura che serve per fare le congiunzioni. Allora, come dicevo un attimo fa, abbiamo spaccato il primo che praticamente ha la testa dritta e un 22 gradi e mezzo da una parte. Una volta spaccato il primo, cominciamo a fare larghezza 5, quindi l'impostazione della barra longitudinale rispetto alla lama, che io tagli dritto o inclinato, è sempre la parte più larga è sempre quella appoggiata. E qui esce praticamente il 5 cm di larghezza per 22 gradi e mezzo lato per lato. A questo punto poi il gioco sarà questo. Eccolo lì. E si andrà a creare quel montante che vi ho mostrato prima a uso campione. Ora, per guadagnare naturalmente il discorso che facevo prima, per guadagnare il materiale, andiamo a fare un taglio dritto, giriamo il pannello e uno rovescio, uno dritto e uno rovescio, praticamente esce in automatico, senza mai spostare nessuna misura, il 22 gradi e mezzo, lato per lato, largo 5, e via dicendo. L'esploso è fatto, i pezzi sono calcolati, praticamente poi andremo a incollarli interi, e una volta incollati li sezioniamo in sagoma direttamente con la troncatrice. Quindi sì, nella complessità diciamo che la cosa è un'operazione semplice. Allora, tanto per tornare un attimo sulla precisione di questa macchina, abbiamo ora la barra longitudinale sempre a 5 cm dal punto di spacco, dal punto di taglio. La lama però è a 22 gradi e mezzo, è inclinata. Io ora andrei ai matti, nel senso che dovrei smanettare se avessi una macchina non digitale. Questo è tanto per, come dire, per farvi capire un attimo la situazione e la comodità di questa macchina. Allora, io adesso in memoria ho il 30 mm di altezza, quindi lama sfocio fuori banco, e 22 gradi e mezzo di inclinazione. Se io vado a praticamente spostare sulla seconda memoria, io ho impostato che la macchina è sempre fuori 30, però è andata a zero da sola, solo premendo un tasto. Quindi in sostanza io adesso sono pronto a fare il taglio che da un lato è 22 e mezzo, dall'altro mi serve dritto, poi quando io mi troverò un dritto e dovrò rifare il 22 e mezzo, non faccio altro che tornare sulla memoria superiore. Niente di più semplice.
La cosa fantastica che ha questa macchina, che ho già nominato quando quando ho fatto l'unboxing e la presentazione, è che la barra longitudinale ha il punto di ancoraggio sia a monte che a valle, quindi è tutto un corpo unico. Però in questo caso quello che avevo detto nel video precedente è questo: essendo con due punti di fissaggio ancorata perfettamente appoggiata, cioè non c'è un filo di, non c'è un decimo d'aria tra la barra longitudinale e il piano macchina, io posso tranquillamente lavorare con inclinazioni direttamente di punta sul murello, sulla barra longitudinale. Non c'è quel millimetro, due o il mezzo che la punta mi va dentro e mi varia la misura di taglio in lunghezza. Quindi ecco un'altra cosa che volevo appunto farvi notare per chi naturalmente è curioso di un banco sega del genere, insomma. Naturalmente ho il 22,5 già fatto di qua, perciò ne tagliamo un altro. E via andare. Calcolo del materiale al decimo dello spreco. Cosa significa questo? Allora, intanto ho dovuto riconfigurare un attimo le misure, perché con il laser, prima di spostare l'incisore laser dal banco, ho preso i due pezzettini a campione che avevo e li ho messi uno a monte e uno a valle e ho fatto la misura totale. Allora, per far sì che il coperchio apra e chiuda senza toccare il laser, perché sempre considerando lo spazio che ho devo mantenere sempre le misure abbastanza cicco cicco, si dice, no? Ho dovuto allungare di un paio di centimetri l'enclosure, quindi la misura dello sviluppo sarà 65, io subito avevo detto 70x70, il 70 in lunghezza ho dovuto allungarlo di 2 cm per far sì che si chiuda. La larghezza, però, odiavo il fatto di avere le stampanti, la stampante, l'enclosure della stampante grande che è 65 e fare la cassettiera ibrida da 70. Sono riuscito a farla da 65 perché la fatalità vuole che l'incisore non è quadrato, è rettangolare, ed è rettangolare per la lunghezza. Quindi il 65 va benissimo, ho dovuto ampliare un attimo la lunghezza. Ora come ora, noi qui abbiamo 5 linee montante, cioè significa la fascia centrale è quella inclinata 22 e le due teste laterali hanno il dritto, quindi andrà incollato in questo sistema. Ora come ora, noi ogni linea montante ce ne sono due, quindi avremo il 63, perché poi l'inclinazione, cioè questa inclinazione qui, mi porta fuori 3,5 cm secchi per parte. Quindi la parte dritta, diciamo, dove io vado a troncare e poi tagliare, e lo vedremo poi con la troncatrice, a 45 gradi per le giunzioni, mi comporta che la lunghezza del montante è sempre dove arriva il primo 22,5 gradi. Quindi, se abbiamo 72, dobbiamo fare meno 7 e andiamo a 65. Qui abbiamo il 65, mentre per fare il 65 di larghezza dovremmo fare meno 7 e andiamo a 58. 65 e 58,
qui la fatalità vuole che il pannello che avevo, la porzione, avanzo 2,5 cm. Quindi qua viene fuori un montante grande, e c'è cioè montante lunghezza e montante larghezza. E quindi 1, 2, 3 e 4 noi abbiamo fatto perimetro inferiore e perimetro superiore. Ne avanza uno di montante e sulle colonne. Le colonne sono alte 40 cm perché poi avremo i 3 cm e mezzo famosi dell'inclinazione, i 3 e mezzo per parte, quindi il manufatto viene 47 finito. 10 cm di ruota, andiamo a 57, sotto la stampante abbiamo, sotto l'incluso stampante abbiamo 60 scarso. Tutto combacia. La fatalità vuole che 3 pezzi da 40 escono, perché abbiamo 125, 126 più o meno, quindi 3 colonne escono, la quarta esce da qua, perché nel totale, facendo il calcolo, io ho un dritto e un 22,5 che andando a sezionare i due pezzi da 40 che saranno i due laterali col dritto, mi resta quei 45 cm e dove andrò a spaccare il 22,5 per parte. Quindi questi li incolliamo interi, questo intero, e faremo una colonna praticamente da sola. Ma chi se ne frega, tanto vanno tutti poi sezionati con la troncatrice, però così praticamente mi sono tenuto il margine di larghezza, tanto per dire, ecco, che non vada che magari arrivo alla fine del pezzo che ho tagliato con la squadratrice, con la sega da fondamento, e magari mi manca i 2 mm. Questo è quello che ho avanzato. Quindi sono 13 mm. Avrei potuto risicare anche quei 13 mm lì. Ma ragazzi, cioè, non è che ci mettiamo a fare i contabili, eh? Ora come ora che abbiamo sezionato tutto, in che cosa consiste la parte di incollaggio? Scusate, non c'è domino, non ci sono viti, non ci sono spilli, non c'è nulla. Diciamo che se andate un attimo a ritroso nel video dove ho costruito gli enclosure, il concetto è praticamente lo stesso medesimo. Andiamo a fissare tra di loro, naturalmente, parte centrale con i due 22,5 gradi, le parti esterne con i due dritti. Tiriamo il nastro. Appoggiando bene. E voilà. Raddrizziamo il tutto. Filo di colla centrale e il gioco è fatto. Come dico sempre, se il nastro carta è posato e i pezzi sono messi ben giusti, un nastro carta messo bene tiene come un morsetto. Ora noi andremo a fare un bel filo di colla. Lì mi è entrata anche una piccola crosticina che andiamo a togliere, perché poi, ok, allora adesso noi andando a chiudere la colla esce, eccola là, vedete? Quindi quando la colla esce significa che ce n'è abbastanza. Prendiamo, ci mettiamo in questa posizione. Io mi sono costruito praticamente delle piccole dime, il che andando ad appoggiarci all'interno, vedete, io so quanto devo tirare il nastro perché lei venga a 40, a 22 gradi e mezzo precisi. Quindi attacchiamo il nastro appoggiando la nostra dima. È un lavoro un po' di, bisogna un po' incastrare le mani.
sono scivolato, ma non è un problema. Rifacciamo l'operazione. E si va a stringere il nastro quanto basta. Vedete? Eccolo là. Praticamente questa è la posizione la quale io devo avere a monte e a valle, naturalmente. E si tende il nastro. Eccolo là. Questo è il risultato. Questo è solo con due nastri. Naturalmente ora noi andremo ad aggiungere qualche nastro nella parte centrale, però facendo attenzione nella tensione che quei due primari non devono allentarsi, perché se si allentano finché io tiro quelli aggiuntivi, significa che sto chiudendo. Bene, questo è il primo pezzo. Ora non guardate i livellamenti di testa, perché giustamente poi va troncato, però questa è, tanto per mostrarvi, la prima colonna, quella che veniva da sola perché non riusciva a stare all'interno della lunghezza degli altri montanti. Bene, non mi resta altro che procedere con gli altri 5 a tutta lunghezza e poi, una volta asciugata la colla, cominciamo il lavoro bello, il lavoro tosto, quello della sezionatura. Allora, finché aspetto i 4 montanti che ho incollato dopo il pranzo, uno lungo e uno corto li avevo già praticamente incollati prima della pausa. E che cosa ne è uscito? Sono uscite tutte e 4 le colonne, il che significa che uno era colonnetta singola, vi ricordate? E da uno dei 5 montanti ho tagliato il 40 cm che mi serve. Quindi abbiamo la lunghezza 40, che è la lunghezza madre, più poi andrà calcolato il 3,5 per parte, sia sotto che sopra, che diventa in automatico quando si comincerà a creare questa giunzione qua. Perché in sostanza ora noi andremo a giuntare, cioè il tutto dovrà essere giuntato e il risultato dovrà essere questo. Una volta montato anche il longherone, diciamo, orizzontale, eccolo là, che cosa uscirà? Uscirà esattamente, come lo vedete in quel contesto lì, uscirà esattamente lo spazio, eccolo lì, lo vedete, lo spazio del triangolo che va a chiudere il foro, che poi, quando c'è l'illuminazione all'interno, e la stampa 3D permette una specie di... è come se fossero delle spie che si accendono, no? Quindi ora, nel frattempo, come ripeto, dobbiamo aspettare tempi tecnici di asciugatura, noi possiamo preparare il domino, perché in questo caso non è servito nella lunghezza incollaggio a nastro, non è servito assolutamente fare domino, viti, spilli o quant'altro. Nel caso della congiunzione ora andremo a fare dei domino in maniera tale che la cosa diventi bella solida, anche perché sono proprio i punti cardine che dovrebbero reggere la struttura come si deve. Agli angoli domino 6x40, cava stretta.
facciamo una prova a secco. Eccolo qua. In questo momento noi abbiamo costruito a secco, però abbiamo costruito un fianco. La cosa che però dobbiamo non dimenticare è che io devo metterci una fascia da 10 cm in questo caso, perché poi quando verrà sezionato alla metà quel che andiamo a separare, cassettiera inferiore e enclosure superiore, la lama deve passare e deve lasciare lo stesso profilo centrale come sotto e come sopra, uguale identico. Quindi quando io lo chiudo avrò una doppia fascia da 10 cm. Quando è aperto avremo due cose praticamente uguali. Quindi andremo a montare in fase di realizzazione, di incollaggio, una fascia da 10.2, quindi significa 5 e 5 e i 2 mm scarsi, che è la lama, che serve poi per tagliare. Però il discorso non farà piega. Ora costruiremo anche l'altro, poi però la differenza sarà quando è il momento. Adesso prendo questo anche se è una lunghezza, tanto per farvi capire. Quel che così, fare i due fianchi oppure coperchio e fondo, ok, il problema diventa quando è il momento di assemblarli fra di loro. Come faccio io? Io così ho gli angoli aperti per entrare con i due domino. Ma in questo caso, avendo i due domino inferiori e la posizione il domino esce inclinato e inclinato, come faccio ad entrare io se questo è già un corpo incollato? È praticamente quasi impossibile, dovrei mettere in colla tutto nello stesso momento, ma far entrare tutto non è facile, ragazzi, me ne sono reso conto quando ho fatto quelli. Allora, in questo caso andremo a fare il domino largo, in maniera tale che qui il domino è fisso, qui se la cava è larga, quindi in terza misura quella più larga, lui si farà la strada per entrare e automaticamente poi andrà ad alloggiarsi esattamente dove serve. Eccolo là. Oserei dire che il risultato sta venendo. Però mi devo ricordare la fascia da 10.2 e comunque sia, adesso ne abbiamo messo in prova uno a secco ed è sufficiente per capire che tutto il resto può andare bene. Prima di incollare questo, fissiamo col fish, fissiamo la parte centrale. Ecco, ora se vedete, praticamente, perché giustamente mi piace ragionare sulle cose, queste sono le tre congiunzioni, una, due e una, tre, e i domino sono appena puntati per un millimetro, millimetro e mezzo, sia quello sotto che i due laterali. Io me la voglio giocare sporca, nel senso che per rendere il tutto ancora più solido vorrei provare a non fare la cava larga ma lavorare a blocco. Lo so, è una cosa che se uno ci pensa non è facile da solo, poi c'è il tempo tecnico della colla, quindi bisogna un po' correre, ci sono le cinghie, è tutto un insieme di cose, però io me la voglio giocare sporca, io voglio provarci. In teoria il concetto è questo: devo chiudere e nello stesso tempo scendere tutti e tre contemporaneamente. Prima uno, dopo l'altro, e dopo i quattro sopra. Ma perché io vado sempre ad incastrarmi in queste cose? Perché? Me lo chiedo ogni tanto.
Allora, devo ammettere, ho persino le mutande bagnate, nel senso, devo ammettere un quarto d'ora da paura. Non era il caso di fare solo per l'incollaccio un quarto d'ora di video, anche se magari qualcuno di voi si sarebbe divertito a vedermi a girare attorno al banco. Comunque ci sono riuscito, tutto in cava stretta. La difficoltà prioritaria è stata dal momento in cui ho cominciato a puntare i domino sulla parte inferiore, dovevo tenere puntate anche le fasce laterali e poi preparare le parti superiori. Quindi diciamo che la colla aveva cominciato a tirare, allora un buon martello di gomma e sui fianchi in maniera tale che si sono chiusi. Poi messo in tensione le cinghie, una prima tensione e comunque continuato a battere con il martello di gomma in maniera tale che le giunzioni chiudessero bene, perché quando la colla comincia a tirare fa un po' attrito, no? Poi, una volta battute tutte le giunzioni e osservato che tutte le fugature siano chiuse, ho allentato praticamente una cinghia alla volta e ho ripreso praticamente il blocco cinghia più stretto in maniera tale da tirarla. Adesso si può suonare la chitarra con le cinghie, quindi probabilmente, non lo so se magari mi abbiano segnato leggermente, ma ci va tutta una carteggiata attorno. Poi si lavorerà di smalto come sono stati fatti gli enclosure delle stampanti. In sostanza ora noi abbiamo le fasce che sono 10.2, perché quando andremo a tagliarle in verticale sulla macchina diventeranno 5. La macchina, la lama, come dicevo prima, da 1,8 mm 18 decimi più o meno, quindi ci siamo. La cerniera che io ho costruito è alta 10 cm, quindi in sostanza una volta spaccato in due e l'aria che viene in mezzo, la cerniera viene proprio giusta a dividere il coperchio enclosure con il fondo della cassettiera. Per quanto riguarda il tubo di scarico viene incamiciato dall'interno e poi fissato con delle viti. Qui nella parte posteriore non ci va il vetro, ma ci va un pannello cieco. E però il discorso che facevo stamattina, inizialmente lo avevo fatto, questo imbotto da 5 cm e questa parte più larga, che fa da praticamente femmina, era anch'essa da 5 cm. Mi trovavo con un 70 cm da parcheggiare al muro, con ulteriori 5 cm di spazio che mi portava via il tubo quando vado in parcheggio, e allora mi veniva troppo avanti. Già l'enclosure della stampante è 65, qui siamo cresciuti per non sbagliare a 73, se ho altri 5 cm, ragazzi, vengo in mezzo al laboratorio, non andava bene. Allora cosa ho fatto? Da 5 sono andato a 2, mi è più che sufficiente l'imbocco per il tubo. L'unica cosa è che dal momento in cui andrò ad effettuare il foro qui, verrà un foro non da 10, ma verrà da 10.3, in maniera tale che questo andrà ad incamiciarsi. La femmina andrà direttamente ad incamiciarsi nel maschio fisso al pannello, ma andrà ad incassarsi all'interno del fianco. Quindi quando io vado a togliere il tubo e parcheggiare la macchina, io avrò 5 mm che escono dalla parte posteriore. Quindi voglio dire, ecco il motivo per il quale me la sono giocata all'ultimo minuto. I triangoli che molti di voi giustamente nei post e nei video precedenti avevo postato e non avevo dato delucidazioni sono appunto gli angoli come le stampanti 3D. E basta, ragazzi, io penso che, considerando che stamattina alle ore 11 era ancora un pannello, ora come ora sono le 18:32, io direi che posso star contento. Non mi resta altro che ringraziarvi per la vostra pazienza. Questa è la prima parte, poi successivamente, quando ho avuto anche un calo di voce, quando si toglieranno le cinghie ci sarà modo di allora dividerlo, separarlo e poi vedere appunto anche per le misure dei vetri, insomma procedere con il lavoro per quale esso sia. La foga di incollarlo mi ha fatto dimenticare una cosa: la levigatura dei bordi prima di incollarlo con la levigatrice, con la stazione di levigatura.
col pettino era molto più semplice, lo dovrò fare a mano, è una cosa che proprio mi è sfuggita. Comunque non è un grosso problema. Allora, come dicevo, fine della prima parte, vi ringrazio come sempre per la vostra pazienza, spero, mi auguro di aver incuriosito qualcuno, non in quanto, come dico sempre, all'enclosure in sé che uno se lo vuole costruire, ma le tecniche di lavorazione, gli utensili, il come viene dominato, il come viene tagliato, cioè ecco, questo è il sunto della situazione, non è che io faccio l'enclosure perché tutti devono fare l'enclosure, ok? Allora, vi ricordo che i contenuti vengono caricati circa su, adesso non ricordo quanti, ma ci sono parecchi gruppi che seguo, che faccio parte, e quindi i contenuti di questo lavoro saranno caricati in vari gruppi, ma soprattutto nella Community Festo, il gruppo Facebook, nel mio gruppo Costruire, Creare e Riparare, e comunque Invenzioni in Legno di Luca Montemezzo, dove siamo tutti ora insieme, il mio canale YouTube. Troverete qualche contenuto anche su Instagram. E alla fine della fiera, quando sarà terminato, verrà caricato anche su Pinterest, dove lì, se qualcuno conosce questa applicazione, trovate anche molti altri miei lavori, tutti fotografici e quant'altro. E ricordatevi sempre, creare fa bene all'anima. Parola di Luca Montemezzo. Alla prossima parte, amici. Ciao!